voglio venire pure io. E cosa vorrei pensionare? Magari ho deciso tu sia cosa per me o no. No, io non decido niente. È tuo padre che decide. Ciro, io voglio dimostrare a papà che ce la posso fare. E se sto con te, sicuro posso fare. Beh, originale. Che già fa con qui? Ma cirola! Ma che cazzo? Ma cirola! Stato sit canale! No, vai, vai, vai! No, vai, vai! No. Vai, mo, vai! Spa! Vai, Gina, va! Vai, va! Vai! Mo si tu non mi casa. Sì, papà, ma ora sta all'Honduras. Vicino Messico, Guatemala. Ma perché l'ha già fa proprio questa cosa? Perché è l'inizio. La sera io torino mi ha detto una macete, ma e gridava Nacci, Nacci, faccia rimanui a te. Mi pregavo. Pregavo che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare. Ma niente. Se te ne caserà algo per me. Vos creel che él non haría lo mismo con vos? Eh? Yo también facevo lo mismo, hermano. Y ese fue el mejor día de toda mi vida. Mirame ora. Yo solo me encargo de la venta por toda Europa. No carcere. Te ci lasciate solo. Il capolista dice. Casi non isse fatto pazzo. E non fosse fottuto in uia. Mamma stessa ancora qua. Oh mio merda. Come calza da parmietta. La fiducia che lo figlio mai scrive tanto in voluto. Mi piace di avere così, come uno che cerca perdono, che cerca la pace. Ma per te non ci sta né pace né perdono con questa terra. La rete viva! Noi eravamo lì a pressa is! Che se fanno buoni soldati! Lo sai come si dice malammo? Con vicere prima o poi divento peggio nemico del re. La padre ma non l'ha acceso Ciro Di Marzio. L'ha acceso veleno che teniamo tutto quanto in guardia. Lo sapevamo che ci sta. Ma non potevamo sputare fuori. Non so se prima l'ho assaggiato oppure se l'ho scelta così ad occhi chiusi questa vita di merda. So soltanto che ci sono dentro e non ho molta scelta. Però forse tutto può cambiare. Perché in una vita così riesci solo a trovare la forza di proteggere le persone che ami. Un posto selvaggio, violento, io ci sono stato e ognuno si difende come può. L'unica certezza è che quello è un posto ad altissimo rischio.
e c'è chi dice pure che sono innocenti. No? In quei posti nessuno è innocente. Nessuno. Tu es très arrogant. Et tu es un bon pilote. Je fais une soirée demain. Si tu veux gagner un peu plus d'argent qu'avec ton taxi, viens. Je te présenterai des gens. Ouais, si j'ai une course dans le coin, je passerai. En plus, les chauffeurs de taxi, c'est des bons pilotes de course. Par rapport à la clientèle, ils font des courses, les taxis. Ouais. Lui, il vient pas. Io non voglio essere come gli altri. Infatti, per questo mi sei piaciuto l'altra sera. Certo, sei ancora un po' grezzo, però sei te stesso. Mettiamo in chiaro una cosa. Io voglio produrti un pezzo per vedere che cosa sai fare. A me interessi tu. Pensaci. Chi mi conosce lo sa che non sono mai stato d'accordo con certi metodi. Però voi venate a Jacopo a che l'interno. Bisogna solo un avvocato che gestisce la parte manageriale. Ma tu sei chi è che la discarica? Pensateci bene. Perché ci state creando un sacco di problemi. Paolo, mi vuoi sposare? Oddio, no. Come no? No, no, non è, no, non è, no, per te sì. Certo che sì. Ti amo. Anch'io. Capito, almeno stavolta me lo dici. Che cosa? Ti amo. Ma te l'ho detto. No, mi hai detto anch'io che non è la stessa cosa. Dai Paolo, lo sai che non riesco a dire quella parola. Ma capito, ma chi cazzo si, Fonzarelli? Non mi sa mai Happy Days qua. Lo so, ma non ci riesco. Che ti devo dire? Niente. Se domani io venissi con te Benedetta in Italia? In Italia? Così finalmente conosco mamma e papà. E poi tu con il lavoro come fai? No, mi licenzio, ma che me ne fotti? Ma che ti licenzi, Paolo? Dai. Oh, guarda che faccio il cameriere in un bar, mica l'ingegnere alla NASA. Sì, va bene, però adesso scendere così con te non... Ma tu guarda che secondo me è arrivato il momento che la risolvi sta cosa. Ah sì, come hai fatto tu con tua madre. Cioè? Che non vi parlate da 3 anni. Allora, punto primo, mia madre sa chi sono. Secondo, se non l'accetta è solo ed esclusivamente un problema suo. Ma poi scusa, mi avevi detto che tu lo sapevano che... Ma sì, sì, certo che lo sanno. E non mi pare. Non ne abbiamo mai parlato, ma sei un figlio frocio, è chiaro che lo sai. Ma secondo me glielo devi spiegare proprio bene.